Ragazzi, il cortisone mi ha ridotto la faccia a un pallone. Comunque, ricordate tutti ovviamente il mio Mac Pro 5,1 della metà del 2010? Beh, quest'oggi andremo a fare un upgrade sostanziale che lo renderà molto, molto più veloce rispetto a quanto è. Come sapete, questo Mac possiede la bellezza di 30 GB che sono stati aggiornati di RAM. Purtroppo non sono messi molto bene in termini di configurazione, quindi è un pochino più lento del normale come RAM, però comunque sono 30 GB di RAM. E i due processori Xeon da 2,4 GHz, 4 core, 8 thread ciascuno, quindi è una bella bestia. Ma se c'è una cosa che veramente ne limita le capacità sono gli hard disk meccanici. A questo punto voi direte, bene, ficcaci una SSD normalissima, classica, ma a questo punto sarei limitato dall'interfaccia SATA 2 a 300 MB per secondo. A questo punto mi direste di comprare un adattatore PCI Express SATA 3, quindi 600 MB per secondo. Ma perché limitarsi a questo? Quest'oggi, qui con me, io ho un adattatore PCI Express NVMe e una SSD da 500 GB che faranno diventare questo PC veramente la bestia che tutti noi sogniamo. Andiamo intanto a fare l'unboxing. Allora, questa mi è arrivata direttamente da Amazon, è una Crucial, tipicissima SSD NVMe. La scatola ha la dimensione di una SSD normale, però all'interno c'è una NVMe che è microscopica, ha la dimensione di uno stick di RAM. E qui abbiamo questo che è l'adattatore PCI Express NVMe. E adesso andiamo appunto ad aprire anche lui. L'ho già aperto per controllare cosa si trovasse all'interno, ma in ogni caso abbiamo questo che contiene un piccolo pad termico che serve appunto per dissipare bene il calore, poi un paio di attrezzini e poi all'interno troviamo l'adattatore vero e proprio, che è questo qua. Questo adattatore lo consiglio a chiunque, perché chiunque abbia un Mac Pro di questo genere, purché sia del 2009 in poi, perché quelli di prima non si possono avviare purtroppo con l'NVMe, questa cosa è assolutamente da fare, perché veramente butta tanta di quella vita su questi Mac che la metà basta. Tiriamo fuori appunto l'adattatore e come vedete le dimensioni sono identiche a quelle di una SSD normalissima. Ma ovviamente noi non siamo qui per questo, perché noi adesso dovremo andare ad aprirlo e a montare al suo interno la SSD che tutti noi abbiamo trovato. Dunque, da quello che vedo ci sono quattro viti e suppongo che una volta rimosse queste quattro viti l'adattatore in sé si vada ad aprire. Ma prima di fare ciò occupiamoci di questa, perché non ho mai visto una SSD NVMe in vita mia dal vivo. Andiamo appunto a vedere. Questa qui è da 500 GB, come vi ho detto. Non deve essere grande chissà quanto, perché alla fine, ragazzi, ci sono gli hard disk da un tera e passa, ci potete mettere gli hard disk come vi pare, quindi volendo sull'SSD potete risparmiare e prenderla anche da 128 giga, che vi costa veramente un nulla assieme a questo piccolo adattatorino. Adesso andiamo appunto ad aprire la scatolina e vediamo un po' che cosa ci esce fuori. Guardate che meraviglia, aspettate che c'è dell'altro qui dentro, vediamo un po'. Ah, questi sono i classici manualetti. Tra l'altro questa SSD non è affatto male, della Crucial, quindi in molti utilizzano questa marca. Dovrebbe massimalizzare le potenzialità di questo Mac Pro. Allora, qui da notare che c'è un compartimento vuoto, non mi chiedete perché, ma questa è la SSD, è microscopica, è veramente microscopica rispetto a quella a cui siamo abituati. Ora, qui ho l'adattatore, abbiamo qui gli attrezzi, direi di metterci al lavoro e vedere cosa riusciamo a fare. Allora ragazzi, per una volta non voglio stare a tirare fuori tutti i miei attrezzi, voglio vedere se mi basta ciò che ho qui dentro. Vediamo un po', dunque andiamo ad aprire questo involucrino di plastica e vediamo che cosa si trova all'interno. Allora, c'è questo cacciavitino che ovviamente serve per aprire l'adattatore, poi abbiamo, come vi ho detto, riesco a prenderlo, questo che è un pad termico, questo è importantissimo utilizzarlo, e poi c'è un'altra cosa che è questa, che non vi so dire cosa sia, è una vite, è assolutamente una vite, non so che cosa serva ma credo che lo scopriremo presto. E poi all'interno c'è un'altra vitina che è questa, che credo serva per appiccicare l'SSD qui sopra sostanzialmente. Quindi mettiamo queste due parti da parte, le due viti, assieme a questo che verrà utilizzato dopo, e vediamo un po' di aprire questo affare.
Con questo adattatore, in teoria, saremmo in grado di arrivare alle potenzialità del Mac Pro uscito nel 2019, o quantomeno vicino alle sue potenzialità. Perché ovviamente la PCI Express è comunque una 2.0, quindi è limitata rispetto alle PCI Express moderne, però il suo lavoro dovrebbe farlo bene. Eccoci qua, abbiamo rimosso tutto, vediamo cosa si presenta all'interno. Il cacciavitino si è messo un po' tra i piedi. Ecco qua, allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo da questa parte la presa e di qua, come vi ho detto, il forellino per la vite, dove appunto andremo ad applicare la SSD. È molto minimale, come potete vedere, è molto semplice questo adattatore, eh? Guardate, costa 15 euro, quindi non vi aspettate chissà cosa in termini di complicatezza, ma come vi ho detto il suo lavoro dovrebbe farlo bene. Adesso la parte più delicata, andiamo a prendere la SSD e vediamo un po' che cosa succede, come si presenta. È microscopica, voi abituati a mettere le SSD sui MacBook, ma questo è uno stick di RAM praticamente. È un poco più lungo e qua dentro ci sono 500 giga di potenziale. Allora, vediamo un po'. Dunque, con delicatezza voglio andare a vedere come si posiziona, ma credo già di saperlo. Ok, la direzione è questa qua. Andiamo a provare ad inserirla all'interno. Fatto. È più semplice di così, ragazzi. Un po' di biadesivo e chi si è visto si è visto. Mi raccomando, attenzione quando fate queste cose. Lo andiamo ad applicare al di sotto della SSD, così. Guardate che è proprio la stessa identica dimensione, neanche a farlo apposta. Quindi mi raccomando, se anche voi avete questo problema, così lo risolvete. Ora andiamo a rimuovere la parte protettiva, ecco qua. Potreste anche magari provare a leggere le istruzioni, cosa che io non ho fatto, ma questi sono dettagli. Andiamo ad inserire di nuovo la SSD all'interno del piccolo slot, ecco qua, è perfettamente inserita. E il gioco è fatto! Più facile di così, ragazzi, che cosa vogliamo? Abbiamo appena installato la SSD, non ci sono viti. Adesso, ragazzi, dobbiamo andare ad installare la parte più importante, che è il piccolo pad termico per appunto evitare che la nostra cara SSD vada in fuoco. Perfettissimo, oserei dire. Questo è veramente un buon lavoro. Ecco qua. A questo punto dovremmo essere in grado di far entrare in contatto. Sì, ora è definitivamente in contatto adesso, quindi ora potremo tranquillamente riavvitare le viti e provare a montare questo adattatore sul Mac. Ovviamente quando si mettono le viti, sempre in maniera opposta l'una all'altra, quindi ho messo l'angolo di destra da una parte, adesso metto l'angolo di destra dall'altra. Posso sentire chiaramente che è ben in contatto la pasta termica, insomma il pad termico con la SSD, quindi direi che ho fatto un buon lavoro. Adesso andiamo a prendere il Mac Pro e vediamo di montare questa SSD al suo interno. Ve lo sognate che io vada a mettere il Mac di nuovo sulla scrivania? L'ho fatto una volta e non lo rifarò. Allora, come prima cosa, andiamo appunto a rimuovere il piatto laterale. Ecco fatto. E qua dentro abbiamo tutti gli slot PCI Express. Voglio farvi notare che io qua ho anche installato una scheda grafica aggiuntiva, una scheda grafica che supporta Metal, che mi è stata donata da un mio carissimo amico assieme alla RAM che è stata quasi raddoppiata. Quindi come installare questo affare qui dentro? Beh, è semplicissimo. Allora, innanzitutto abbiamo questo piccolo attrezzino da rimuovere. Non serve nessun cacciavite, la cosa più bella di questo Mac Pro, così come di praticamente tutti i Mac Pro, si rimuove questo piccolo inserto e adesso abbiamo accesso a tutti gli slot PCI, ma per sicurezza comunque li sblocco premendo questo tasto e tirando indietro questa ventola. Ecco qua. Questa qui è una Nvidia GT620, non mi ricordo il nome completo, comunque la scheda è questa. Ci avevo applicato una ventola sopra perché, ragazzi, non avete idea di quanto si surriscaldava, però adesso devo rimuoverla perché appunto c'è un problema con la scheda che altrimenti non entrerebbe all'interno. Quindi rimuoviamo subito questa bella ventolina del cavolo. Allora, andiamo ad inserire questa. Bene, ragazzi, vi faccio vedere che la SSD all'interno è stata installata, la vedete appesa lì,
E nulla ragazzi, andiamo ad accendere il Mac e vediamo se viene rilevata. Bene ragazzi, siamo ufficialmente al momento della verità. Adesso scopriremo se la nostra SSD verrà rilevata. E ragazzi, questo è il problema peggiore. Ci vuole un secolo ad avviarsi con questi dischi da 7200 giri al minuto. Per quanto siano versatili, veramente ci vuole un secolo. E adesso voglio vedere solo se la SSD viene rilevata. Ma ragazzi, ce ne vuole di te. Allora, se è rilevata, in teoria dovrebbe dirmi che c'è un disco non leggibile. Eccolo! Il disco inserito non è leggibile, andiamo subito a resettarlo. Beh, prima di resettarlo direi che è opportuno rimontare tutto quanto. Allora, intanto ho rimesso la scheda grafica secondaria. Qui abbiamo la SSD che a quanto pare è stata rilevata e già sento un po' di calore, quindi è buon segno, vuol dire che tutto funziona. Adesso devo soltanto andare a reinstallare il mio disco SATA da 750 giga. Ok, hard disk inserito, scheda grafica bloccata. Vado a rimettere anche gli altri due hard disk. Questo video sarà un po' più lungo del normale, ma chi se ne frega, ragazzi, mi diverto troppo. Ecco qua. Ora vediamo se è possibile reinstallare anche questo, perché non ne sono così sicuro. Ok ragazzi, si è inserito anche il piccolo fermettino. Andiamo a chiudere il Mac e beh, passiamo a vedere se veramente il disco da inizializzare è la nostra cara SSD. Andiamo un po' ai Sierra, ovviamente questo è il mio disco principale. Andiamo a cercare la nostra SSD e vediamo se la troviamo. Così ragazzi, ecco la nostra SSD rilevata, 500 giga. Inizializziamola e poi passerò a clonare tutto quanto al suo interno. Allora ragazzi, ora che tutto è stato ben reinstallato, ho riavviato il computer in quanto voglio che tutti i dischi vengano rilevati bene, eccetera eccetera. E devo essere sincero, al momento sono veramente colpito, soltanto l'inizializzazione è stata la cosa più rapida che abbia mai visto per ora. Quindi ciò che andremo a fare adesso è appunto verificare che a tutti gli effetti la SSD funzioni. Io dovrei avere già tutti i miei backup pronti per essere ripristinati su questo disco e nulla, una volta che avrò fatto e sarò pronto non resterà che appunto fare un bel clone di tutto il sistema attraverso la recovery partition che vi farò vedere. State certi che faremo un confronto tra le performance di questi hard disk rumorosi e la SSD non appena sarà tutto pronto. Per avere il massimo delle potenzialità da questa SSD dovrete installare il firmware di macOS Mojave. Insomma, è una cosa facilissima, non ve la sto a spiegare. A me è stato fatto sempre da questo mio carissimo amico che è Francesco, come vi ho detto, e dovrebbe essere già tutto pronto per sfruttare le massime potenzialità di questa SSD. Ok, siamo finalmente pronti per continuare. Adesso vado a riavviare il computer, o meglio a spegnerlo perché devo riavviarmi in modalità di recupero, perché da lì avremo la possibilità di clonare tutto il disco con macOS direttamente nella SSD. E speriamo appunto che la cosa vada a funzionare bene, così non ci dovremo preoccupare di altro. Ok, adesso vado a premere il tasto di accensione e non appena sento il classico suono di Apple, premerò il tasto Alt, che ci permetterà di avviarci in modalità di recupero. Niente ragazzi, alla fine ho dovuto fare così, ho dovuto reinstallare macOS direttamente sulla SSD perché a quanto pare, non lo so, il mio disco era troppo pieno, insomma il sistema della clonazione non ha funzionato. Diamo tempo al tempo e vediamo che cosa succede, dai! Ragazzi, si vede a vista d'occhio. Guardate quanto è veloce il cursore. Cioè, questo con i dischi me lo sognavo. Lo posso seguire? Guardate, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Cioè, è velocissimo, non ho parole. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stata una lotta, ma veramente una lotta. Comunque, tutto è pronto, il prossimo video sarà riguardo appunto le sue performance. Con questo il video si conclude, vi ringrazio per averlo visto, spero sia stato utile. Nel caso se avete qualche consiglio da darmi o qualche domanda scrivetemi nei commenti, lasciate un bel like, iscrivetevi e alla prossima. Ciao a tutti!